I trend del cicloturismo nel mondo dell'ospitalità e come migliorare la user experience degli ospiti che scelgono questo modo innovativo di viaggiare. Bentornati a questo episodio di The Italian Job. Siamo alla penultima puntata di questa seconda serie e questa sera torniamo a parlare di un argomento veramente veramente interessante che abbiamo già incontrato durante la prima stagione e che sta veramente spopolando tra i turisti non solo italiani, ma soprattutto europei che arrivano nel nostro paese per godersi le nostre bellezze a sé in sella di una bicicletta. E per parlare di questo trend, come sempre c'è con me qui questa sera Cristina Gambino Ciao Maurizio, ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Cristina. Wow. Allora, ciao. Bene, bene, a parte questo Alone Verde che anche questa sera non mi eh, abbandona, è un problema tecnico che devo cercare di capire come risolvere, però a parte questo, di salute tutto bene, perché l'Alone Verde non ha niente a che vedere ovviamente con, 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 la, con la mia salute, non, non è criptonite. Quindi andiamo pure stasera a parlare. Di un tipo di turismo che è veramente green, quindi non come l'alone che mi circonda, vero? Quindi parliamo di ovviamente turismo in bike. Sì, riparliamo del cicloturismo, perché comunque in base un po' ai numeri e dati di quest'estate, dato che comunque ho pure lavorato in una struttura bike hotel, ho visto che c'è un'altra domanda di di cicloturisti ma non prettamente legati al ciclismo quindi dopo vedremo anche grazie alla nostra ospite un po di trend perché questa volta non analizzeremo tanto la, le caratteristiche dei nostri cicloturisti ma più che altro i trend che sono legati anche al cicloturismo sì perché molto spesso quando si parla di cicloturismo si pensa ai turisti che sono dei veri e propri appassionati di bike, vogliono assolutamente muoversi solo con la bicicletta e magari sono quelle persone che durante tutto l'anno fanno allenamento e fanno magari tantissimi chilometri no? ogni settimana eh, o addirittura più volte alla settimana per allenarsi e poi scelgono questo tipo di vacanze. In realtà oggi eh, scopriremo che non tutto il cicloturismo è uguale, anzi, ci sono tantissime nicchie anche all'interno dello stesso cicloturismo. Sì, esatto. Vedremo dopo, non voglio spoilerare nulla, ma non, eh, non è necessario essere un bike hotel prettamente per cicloturisti per aprirsi a questo mercato. Certo, assolutamente. E lo vedremo con un ospite speciale che hai invitato eh, questa sera, che addirittura doveva già essere nostro ospite nella prima stagione di The eh, Italian Job, ma Prima di presentare la nostra ospite, facciamo spazio alla nostra live manager di questa sera, che è la nostra Vera. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, Ciao Vera. Vera, buenas tardes. Buenas tardes. <ride> che tal? Bien, bene. Oggi non, non c'è proprio così bel tempo, però vabbè, eh, ci accontentiamo. Okay. Eh, va bene, dai, senti lì, ci sono cicloturisti a Malaga. Uh. Tantissimi, ci sono tantissimi. Tantissimi cicloturisti, davvero? <ride> sì, ma gli spagnoli in generale sono proprio amanti della bicicletta, soprattutto qui in Andalusia, non faccio altro che vedere biciclette, percorsi ciclabili, e... bella sorpresa! Certo. Tra l'altro, è la tua destinazione dove ti trovi tu in questo momento. Non è una destinazione facilmente raggiungibile, magari da altre eh, parti dell'Europa. No, penso, magari mentre magari il nord Italia facilmente raggiungibile dall'Austria dalla, dalla Svizzera dalla Germania magari per arrivare a Malaga ci, ci vuole un po' di strada no? Eh, sì, io ci ho messo tre giorni in auto da casa mia ok, ok, quindi insomma magari però vedremo che i cicloturisti non sono solamente quelli che si muovono prettamente in, in, in bicicletta e tu stasera ci porti ovviamente anche qualche immagino spunto no dalla terra esatto. della terra iberica sì. Ok, benissimo, <ride> ottimo. E prima di fare questo eh, lanciamo però il nostro sondaggio, uh -huh. che questa sera eh, ha un, un tema particolare eh, che eh, lascio spiegare a te, Cristina. Sì, allora, eh, in assenza del nostro Antonio, che generalmente è lui quello che sceglie... salutiamo perché questa sera ha degli impegni ma non può essere con noi, ok? Allora, avevo, pensavo che titolo dare. E ho visto che c'è un film sul ciclismo di tantissimi anni fa che si chiama All American Boys, che mm. è proprio un film sul ciclismo di questo ragazzo mm. americano che ha eh, nei, nel suo ideale di ciclista l'italiano. Infatti parla la, la, la nostra lingua molte volte. Nel film si spaccia di essere italiano pur vivendo in America okay. e quindi c'è questa passione del ciclismo come un'occasione di crescita personale. E quindi ho detto, okay. perché no? Bene, insomma, è un po' diciamo un fan dei nostri coppie e Bartali, magari, nel senso che cioè, ovviamente appassionato di quella che era la storia del turismo del, del ciclismo italiano. Esatto. Benissimo. quindi come sempre, votate, votate, votate e Vera condividerà è vero, il link del sondaggio durante la Comunque. diretta. Sì. Benissimo. Prima di partire, eh, salutiamo le persone che ci sono live eh, con noi. Eh, abbiamo Renata. Ciao, Renata, benvenuta vediamo che è tornata anche la nostra Maria Barbara che non vedevamo da un po' di tempo ciao Maria Barbara tutti voi che siete online mandateci un saluto diteci se tutto uh, è ok se vedete e sentite eh, nella maniera corretta ed è ora il momento di fare spazio alla nostra ospite speciale Cristina sì esatto, è un ospite come hai detto tu che doveva essere con noi durante la prima stagione, ci siamo riusciti eh, per questo episodio eh, è un'esperta un di cicloturismo sia perché nasce proprio cicloturista lei nasce come ciclista ha unito la passione cic del ciclismo alla sua passione del digital marketing eh, è un'esperta quindi una consulente di digital marketing per le strutture che si vogliono aprire al mondo del cicloturismo ha fatto tante consulenze sia in strutture alberghiere ma anche club di prodotto eh, e quindi chi meglio di lei conosce sia il cliente quanto la struttura alberghiera. Quindi accogliamo ciao, Alice Marmorini. Ciao, a tutti. ciao, Alice. Ciao, ciao, Alice. ciao a tutti, grazie ciao. per, per l'invito a questa, questa serata. Eh, grazie a te per aver accettato di essere qui con noi stasera perché sappiamo che anche tu sei sempre piena di impegni e, e ricavarsi del tempo per stare online certe volte non è semplice. Vieni da, da qualche trasferta particolare di questi giorni? Eh sì, ero, ero in Piemonte, anzi quasi al, in Valle d'Aosta sopra ad Ivrea okay. e sono rientrata okay. proprio qualche, qualche oretta fa. Certo, benissimo. Ok, quindi hai fatto una trasferta tra le montagne, immagino. Esatto. Sì, sì, sì. Bene. Ho trovato la neve, di tutto e di più, come sempre, quando bisogna spostarsi dopo, dopo tanto tempo. Quindi non mi sono fatta mancare nulla certo, tra l'altro il periodo è anche propizio alla no? neve quindi è facile trovarla soprattutto se ci si muove in montagna esatto. puoi un attimo presentarti velocemente alle persone che ci seguono se magari non ti dovessero conoscere anche se la cosa è abbastanza improbabile sì, come ha detto Cristina ho cercato di, di abbinare nel, nel corso degli anni quella che è la mia passione per, per la bici eh, sono un ex ciclista professionista eh, che all'età di 24 anni ha deciso di, eh, di fare altro nella, nella vita, eh, però voleva sempre cercare di combinare quella che era la sua passione per la bici e quella per, per il marketing che era nata tra i banchi del, dell'università. Ho iniziato a lavorare prima nell'ambito dell'organizzazione degli eventi, eh, in particolare Mondiale di Ciclismo Toscana 2013, e poi successivamente per tutta una serie di, di cose, sono arrivate al mondo, al mondo alberghiero che mi è, mi è piaciuto e quindi ho deciso di specializzarmi proprio in questo, in questo settore qua, tramite attività di, di formazione e di, e di consulenza, sia lato prodotto, quindi eh, come possiamo costruire un un prodotto cicloturistico eh, e quindi far venire eh, più cicloturisti in una determinata destinazione e struttura ricettiva e sia sì, lato marketing, eh, quindi come effettivamente facciamo, quali strategie andiamo a mettere in campo per attrarre quel, quel determinato pubblico del, di clientela. Ok, e stasera quindi tenete gli occhi aperti albergatori e professionisti del turismo che siete con noi stasera perché Alice ci ha portato veramente tantissime nozioni, no? tantissime idee su quelle che sono uh, le nicchie del, del cicloturismo. Ma a questo punto io uh, passo la palla direttamente a Cristina che introduce uh, l'argomento di oggi con questa slide. Sì, facciamo giusto una breve introduzione per capire chi sono i nostri cicloturisti. Come abbiamo detto prima, i cicloturisti non sono solo quelli che ehm, sono alla ricerca di esperienze particolarmente sfidanti, come... Eh, si vede dal primo punto il cui unico obiettivo è quello di pedalare e quindi non fare altre tipologie di esperienze ma le, la nostra categoria di cicloturisti è un, più ampia perché coinvolge anche quei ciclisti che vogliono abbinare all'esperienza cicloturistica anche escursioni in bicicletta eh, che prevedono delle esperienze enoculturali eh, delle esperienze enogastronomiche eh, e in, infine ci sono invece quelle persone che mh, sono alla ricerca magari di una vacanza attiva, quindi sono alla ricerca di attività sportive in, in generale e molte volte quelle attività sportive fanno riferimento all'utilizzo della bicicletta. L'ho visto anche io durante quest'estate perché la, mi sono approcciata per la prima volta a un bike hotel e devo dire che sì. Eh, è un bike hotel che attira prettamente cicloturisti, però se offri dei servizi come un e-bike, come il noleggio di biciclette, anche quelle persone che non sono cicloturisti mh, sono propense ad approcciarsi a questa tipologia di attività. Infatti, vediamo nella seconda slide per quanto riguarda anche le, la spesa dei nostri cicloturisti. Eh, si tratta comunque di una categoria alto spendente, perché comunque preferiscono, come abbiamo detto durante il primo episodio sul cicloturismo, eh, sono propensi maggiormente magari a spendere un, un budget superiore per avere in compenso dei servizi. Eh, che sono in grado di soddisfare le loro esigenze e che gli permettono di vivere l'esperienza che hanno deciso di, di crearsi, perché eh, i cicloturisti programmano, sono una tipologia di turisti che ehm, non puntano alla programmazione dell'ultimo momento, ma generalmente eh, programmano il proprio soggiorno, la propria vacanza anche sei mesi, un anno prima. E stiamo parlando per lo più di cicloturisti che scelgono la destinazione per eh, fare dei percorsi prettamente ciclistici. E dopo, vediamo nella terza slide, invece, giusto per finire l'introduzione a questo, a questo mondo, è la potenzialità del cicloturismo per quanto riguarda l'Italia abbiamo sempre detto che soprattutto la parte settentrionale dell'Italia è molto propensa ai percorsi ehm, destinati ai ciclisti, eh, soprattutto il Trentino Alto Adige e il Veneto sono le, le regioni maggiormente propense e qui vediamo proprio il rapporto che c'è tra il eh, tra, eh, trapezo del cicloturismo e il turismo totale per regione, quindi vediamo che è comunque un, una tipologia di turismo su cui va, vale la pena investire le proprie risorse. E a, per quanto riguarda giusto questi brevi dati, volevo chiedere un po' ad Alice se corrispondono il, il profilo dei ciclisti che abbiamo individuato e che potenzialità ha l'Italia nei confronti di questo mercato. Allora, a livello di tipologia di cicloturisti, assolutamente, assolutamente sì. A dire il vero, quando io parlo di, di cicloturismo, la prima cosa alla quale uno pensa è semplicemente eh, parliamo di cicloturismo, ovvero di persone che in vacanza utilizzano la bici. Quello non è cicloturismo, eh, quindi utilizzare ad esempio la bici come mezzo di trasporto per eh, spostarsi dall'hotel al lago, dall'hotel al, eh, al centro del, del paese, del, della città, a seconda di dove si fa, eh, dove eh, realizzano la vacanza, diciamo quella non è cicloturismo, quindi avere a disposizione anche delle city bike eh, da eh, dare il, agli ospiti. Non rientra all'interno del concetto del, di cicloturismo eh, che viene inteso appunto eh, con, con, queste, con queste statistiche, statistiche qua. Quindi, i cicloturisti sono coloro che durante la vacanza utilizzano in maniera prevalente la bici in diverse tipologie di modi. Il cicloturista sportivo la utilizza prevalentemente per allenarsi, per fare chilometri, per vivere delle esperienze eh, sfidanti, mentre il cicloturista più, più puro, eh, come lo, lo chiamo io, sono coloro che eh, si utilizzano la, la bici, fanno percorsi, ma durante la loro, eh, il loro itinerario, durante i loro... Eh, percorsi si fermano anche a eh, fare delle degustazioni enogastronomiche, quindi si godono di più il, eh, il territorio, quindi abbinano sia la componente bici con la componente scoperta del, eh, del territorio. E poi l'ultima categoria, coloro che eh, vogliono fare una, una vacanza attiva, e quindi nel complesso di una settimana, dieci giorni, comunque quello che è la durata del. Della loro vacanza realizzano varie tipologie del, eh, di, eh, di esperienze. Per questo, infatti, come hai messo anche, anche la slide, eh, io parlo sempre poco di, eh, di bike hotel, eh, perché, perché non è necessario, per ospitare cicloturisti, essere un bike hotel eh, a tutti gli effetti, offrire tutta quella complessità di, eh, di servizi che. Offre un, un bike hotel a partire da eh, un, un programma settimanale del, eh, di tour guidati, eh, o alla personalizzazione anche del, eh, dell'esperienza, all'avere un, un bike manager disponibile in, in strutture, eccetera, eccetera. Io identifico tre diversi, diversi livelli, eh, e quindi eh, cambia la, la tipologia di specializzazione, si parte quindi da una struttura bike friendly che in genere hanno i servizi minimi richiesti, come può essere un deposito, un deposito bici, magari con una piccola eh, officina che, eh, dove sono disponibili eh, del, dei piccoli eh, attrezzi o utensili per operazioni di, di manutenzione ordinaria, come può essere una, una pompa, un, eh, un compressore o del, eh, delle chiavi diciamo, che consentono di fare del... Eh, del, delle piccole operazioni di manutenzione ordinaria sul, eh, sulle bici eh, queste strutture recettive generalmente eh, hanno anche a disposizione del, dei percorsi eh, del, delle mappe che molto spesso sono eh, quelle che eh, sono stati individuati dalla, dalla destinazione o comunque dal, dall'ente territoriale del, del riferimento però non c'è una persona all'interno della, della struttura recettiva che conosce tutti i percorsi, tutti i vari itinerari o comunque con, con i quali i cicloturisti possono eh, scambiare un po' del, eh, di sensazioni. Quello che fanno è offrire, mettere a disposizione quel, quei servizi del, eh, di base e poi è eh, il cicloturista ad essere autonomo da quel, da quel punto di vista eh, nella, nella scoperta, nella fruizione del, eh, del, del territorio in, in bici. Questa, diciamo, è la prima tipologia del, di realtà. Poi ci sono le strutture sport, sport oriented, eh, che tendenzialmente, ehm, appunto, avendo anche una filosofia, puntando a mh, diverse tipologie del, di sportivi, sono anche un pochino più, eh, più strutturate da questo, da questo punto di vista, offrono tutti i servizi che abbiamo visto in, in precedenza, e oltre a quelli magari eh, hanno anche eventualmente un eh, noleggio bici eh, interno, eh, a volte eh, capita soprattutto nelle eh, realtà in, in Trentino Alto Adige, eh, molte eh, strutture recettive sono sport orienti e hanno anche all'interno un noleggio bici, tendenzialmente bici a pedalata, pedalata assistita eh, e c'è anche una una persona che eh, ne sa di più del, degli altri eh, in merito al, ai percorsi, alle esperienze da, da, da poter realizzare. E poi si arriva all'ultima all eh, tipologia di, di struttura recettiva che è proprio il, il bike hotel vero e proprio. In Italia ce ne sono poche di, di realtà, o meglio, ce ne sono tante che si spacciano come bike hotel veri e propri ma sono poche a dire il vero quelle che effettivamente sono eh, dei bike hotel a tutti gli effetti uno di questi, ad esempio è il Massa Vecchia in Toscana che è una pr delle primissime eh, realtà che eh, in Italia ha deciso di eh, specializzarsi nel, nell'accoglienza eh, dei cicloturisti eh, il Dori eh, Bike Hotel di, di, eh, di Riccione anche loro eh, sono una del, primi, delle primissime realtà che sono, sono specializzate e poi ci sono altre eh, realtà come ad esempio Sanremo, Sanremo Bike Hotel eh, che eh, hanno, cercano di personalizzare sempre di più l'esperienza che i cicloturisti possono vivere ed hanno anche un prodotto cicloturistico veramente verticale su uh, determinate tipologie del, uh, di cicloturisti quindi chi magari non si identifica in quella esperienza uh, sceglie, sceglie altro per, per forza di cose queste diciamo sono dal mio punto di vista le tre diverse tipologie quindi per ospitare cicloturisti non serve essere a, a tutti gli effetti un, un vero e proprio bike hotel come, come si, eh, si può pensare magari sì, anche perché, comunque, anche nella mia, vedendo un po' nella mia esperienza, l'organizzazione cioè, eh, si richiede un investimento di tempo abbastanza importante per i cicloturisti, perché non, non parte tutto da quando il cicloturista arriva in struttura, ma è un lavoro che parte sin dalla eh, prima di tutto, promozione. Del proprio, del, della propria struttura ma secondo me ancora di più del territorio in cui è inserita la struttura quindi secondo me molte strutture che vogliono approcciarsi a questa tipologia di turismo devono promuovere soprattutto il territorio in cui sono inseriti perché generalmente il cicloturista sceglie quella struttura sì perché ti permette di avere dei servizi specifici ma gli permette comunque di fare quei percorsi che aveva programmato di fare assolutamente sì tra l'altro non l'ho inserita in questa, in questa presentazione ma proprio all'evento dove ero, dove ero ieri ho fatto, eh, dove parlavamo sempre di eh, ricettività e cicloturismo avevo presentato una, una slide eh, che mostrava diciamo mh, gli step necessari per andare a strutturare l'offerta cicloturistica e l'offerta era l'ultimo elemento Prima noi dobbiamo capire il nostro territorio cosa offre in termini di itinerari, mm. di percorsi, di esperienze, più in generale da, da offrire a, questo, eh, a, queste, a queste persone, ai cicloturisti. Poi andiamo a definire le buyer personas che sono un concetto più ampio rispetto al target del, di clientela, quindi contiene al suo interno le necessità di, questi, di queste persone, quelle che sono eh, le barriere all'acquisto, come scelgono eh, le, eh, le varie opzioni eh, in campo dove trascorrere la, la loro vacanza e poi come effettuano la scelta, quali singoli attributi o quali benefici vogliono, vogliono ottenere. Fatto questo si passa alla definizione del target, quindi ho capito quali sono, su, eh, quali sono le mie buyer personas. Ok, entriamo più nello specifico che età hanno, sesso, eh, reddito, eh, eccetera, eccetera. E alla fine di tutto questo, noi andiamo a strutturare quella che è poi l'offerta che noi consegliamo a, a queste a, Alice, a queste ti persone. posso fare una domanda, ma può essere un bike hotel, o magari come abbiamo visto nelle tue slide, no? Non un bike hotel ma un bike friendly anche un hotel di, di città, cioè penso a un hotel immerso proprio nelle nostre grandi città può essere, può esserci perché magari penso che anche una città no, abbia molti luoghi che si possono scoprire andando in bicicletta ti è mai capitato cioè, una situazione allora, di questo tipo? Mi è capitato, tipo? conosco delle realtà su, su Firenze che, fanno, che organizzano tour in bici in città e sono sempre sold out quindi ecco, eh, vedi? è, è un'altra cioè, tipologia, un di... tipologia cioè esatto. non è che per avere un bike hotel devo essere per forza su una di quelle bellissime eh. vie eh, ciclabili che magari tanti di noi conoscono io penso ad esempio che qui in Veneto ce n'è una che scende proprio dal Brennero e arriva fino a, a Mantova o addirittura fino eh, alle foci del Po e quindi magari quella è una grande direttrice no? dove tantissime persone dalla germania o dal nord europa scendono per visitare il nostro territorio ma credo che ci siano contesti che possono comunque essere adatti per un'offerta bike anche se non sono vicini a queste grandi arterie di, di, di traffico eh, ciclabile no sì 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 assolutamente assolutamente sì eh, naturalmente per uh, coloro che sono più vicini a queste a queste arterie magari eh, fanno un un po' meno sforzo a livello di marketing e di comunicazione mm. per, per attrarli perché già passano e gli, poi gli certo, passa parola hanno, hanno il cliente che gli arriva lì esatto, cioè. esatto. Eh, però assolutamente non eh, penso ad esempio a Massa Vecchia che nasce in un contesto eh, in Toscana eh, piccolo, una realtà massa marittima un paesino eh, piuttosto, piuttosto piccolo eh, che hanno creato lì un un punto di riferimento per chi vuole realizzare proprio una, una vacanza in, in bici eh, in mountain bike, prevalentemente in, in Toscana. E, e sì. è al di fuori di quelle che sono le, le grandi direttrici, le grandi i grandi percorsi, percorsi ciclabili. Certo, quindi, insomma, non solo bike hotel, ma anche. Tante altre categorie intermedie no? che si possono pensare e poi l'importante è quello che hai detto tu, mi è piaciuto molto: bisogna passare all'azione, cioè bisogna considerare quali sono le opportunità del territorio, fare una strategia, ma poi bisogna iniziare a fare le cose eh, sul serio, no? Perché altrimenti rimane solamente una strategia, ma non si va mai effettivamente a verificare se eh, c'è la, la clientela che stiamo cercando. Eh, sì, esatto, esatto, assolutamente sì, nonostante i numeri sono comunque in, eh, importanti, eh, però dobbiamo sempre eh, lavorare a livello di marketing e di comunicazione, non possiamo pensare di implementiamo... I servizi mettiamo una, una paginetta sul nostro sito internet e aspettiamo che, che bussino che alla, alla porta esatto <ride> che eh, sì, porta diciamo che eh, quello è il modo migliore per per non vedere i, i cicloturisti dobbiamo passare poi alla, allo step successivo ecco poi magari ti farò una domanda su secondo te quali sono i canali migliori per riuscire a, poi ad attrarre questo tipo di di clientela, ma ovviamente non, non voglio portare via altro tempo perché abbiamo un sacco di slide e qui se non mi sbaglio eh, ci sono le categorie dei servizi. Esatto, sì, qua l'ho lasciata molto, molto semplice perché all'interno di ciascuna di queste cinque categorie c'è un elenco molto, molto lungo e anche per non rendere noioso, troppo noioso questo, questo intervento l'ho lasciato così, eh, così semplice. Eh, però all'interno di ciascuno, come detto, ci sono eh, tanti altri, altri servizi e, eh, come dicevamo in precedenza, dipende un po' da quale categoria, tipologia del, eh, di struttura recettiva noi vogliamo, eh, vogliamo diventare in base al territorio, in base alle buyer personas e eh, al target del, eh, di, eh, di clientela. Quindi generalmente i servizi eh, fanno riferimento al personale qualificato attrezzatura tecnica dove rientra al suo interno la, la bike room, ehm, l'officina, lo, eh, eventuali... Eh, ah no, poi sull'esperienza cicloturistica invece rientra ad esempio il, il servizio di, di lavanderia, questo è molto, molto importante ed apprezzato dal, da, dai cicloturisti, tutto quello che riguarda poi l'organizzazione eh, dei, dei tour guidati, l'eventuale eh, noleggio, noleggio bici. Eh, tracce GPS, eh, eccetera, eccetera. Tempo libero e relax, eh, mi viene in mente il, la cosiddetta social hour. Non so se dove lavora Cristina viene, viene realizzata, ma è un momento eh, tendenzialmente la sera, dove il bike manager è disponibile per eh, diciamo scambiare quattro chiacchiere con, con, i vari, con i vari ospiti sugli itinerari, sulle esperienze, eh, eccetera, eccetera. E poi abbiamo infine il, eh, tutto quello che riguarda appunto il, il soggiorno e anche l'eventuale appunto eh, camere tematizzate. È vero che in ambito family sono molto più eh, diffuse le camere tematizzate, però dal mio punto di vista è un'ulteriore evoluzione di quella che potrebbe essere un'offerta eh, veramente a misura di, di cicloturista. Questo è molto semplificato, diciamo. Proprio, eh, ma Proprio per mh, questo elenco ci fa capire che comunque il cicloturista ci permette di eh, mh, fare tanto ancillary revenue, cioè ti permette molto propenso ad acquistare a, a, a servizi. Eh, anche esterni come dicevi tu ad esempio nella, nella struttura dove lavoro molto spesso eh, la sera organizzano delle degustazioni in cantina delle social dinner dove in questo caso sono i proprietari che sono i bike manager organizzano questi gruppi e, e organizzano questi momenti social eh, in cui creano gruppo perché ho visto molto i ciclisti amano i gruppi, amano il networking, quindi è anche questo un, un punto positivo per accogliere questa tipologia di, di turisti, proprio per quel famoso passaparola che è il, il primo strumento. Il primo, di ancora. <ride> no, non, non viene scardinato ancora, nonostante anche i eh, esatto. canali di marketing, tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma il passaparola ancora... Regge. È ancora uno degli elementi principali, vero? Ecco prima di andare avanti, mi piacerebbe condividere un attimo con Vera quelli che sono i numeri del cicloturismo anche in Spagna, tanto per far capire che si tratta proprio di un fenomeno a livello eh, europeo, cioè è comunque un fenomeno molto molto importante che, che genera eh, fatturati molto importanti anche. In altri paesi del, dell'Europa, giusto, Vera? Sì, 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 è proprio così. Poi, una cosa, è proprio che ho notato anche tra i, le mie amicizie: proprio non esiste qualcuno che non abbia un amico ciclista, cioè una cosa incredibile. Eh, 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 poi eh, sono andata a fare delle ricerche e appunto ho portato questo articolo perché. E fa proprio vedere quanto, um, eh, quanto muove no, il nostro settore il ciclismo e soprattutto al momento in cui è arrivata la pandemia eh, ci sono state anche più, più vendite delle biciclette ci sono addirittura alcuni negozi che hanno detto non ho biciclette da vendere e non me ne arrivano e anche la gente le stava prenotando per la prossima non si sa, la prossima stagione qualcosa di. Sì, del poi genere anche tutta la o... grande spinta delle biciclette con la pedalata assistita, che penso che ci sia stata anche in Spagna, qui in Italia, a un certo punto non si trovavano più biciclette a pedalata assistita, un po' come i monopattini, i <ride> sì, monopattini è una cosa incredibile. Però vabbè, sì, quello è un altro una cosa discorso. una cosa incredibile, no? Sì, sì, mm. sì. E la verità è anche un'altra, forse l'avevo già detto l'anno scorso quando vi seguivo su Anzilla-Guru. Siccome io ero a Maiorca, avevo notato che c'erano tantissimi eventi per il ciclismo, ma eh, in effetti poi facendo delle ricerche ho visto che la stagione alta per i ciclisti a Maiorca è da febbraio a maggio e poi da eh, diciamo fine settembre, otto, inizio ottobre fino a novembre e questo ha permesso a Maiorca di poter allungare le sue, le sue stagioni e non è per niente poco perché se consideriamo Maiorca non è proprio così caldo d'inverno e soprattutto molto piovoso, e di conseguenza eh, avevano delle stagioni di 4-5 mesi, mentre adesso riescono a fare stagioni anche fino a 9 mesi eh, in molti hotel, quindi è veramente eh, un qualcosa di eccezionale. Wow, sì, sì, assolutamente sì. E poi su questo tema delle biciclette elettriche, io dico una cosa, poi magari Alice ne prendiamo spunto durante la nostra chiacchierata, cioè hanno aperto le biciclette a pedalata assistita. Questo tipo di turismo a delle persone che magari prima eh, non lo consideravano, no? Perché con la pedalata assistita cioè, diventa veramente facile eh, fare turismo eh, in bike, no? Cioè, ancora più di prima. Assolutamente, assolutamente sì. Quello che dico, dico spesso è che comunque la. Le bici a pedalata assistita sono state un, un, hanno dato un grande boost al, al settore perché hanno avvicinato tutte quelle persone che eh, pensavano alla bici come mamma mia che fatica ped pedalare, eh, sì, cioè, non lo farei comunque, mai. Comunque un, il ciclismo è uno sport faticoso, eh, soprattutto se cominci eh, a trovare sì. la prima pendenza ma anche minima, eh, cioè, ti taglia le gambe subito. Esatto, sì, diciamo che da quel, da quel punto di vista soprattutto quello che io dico spesso perché mi hanno fatto questa domanda ad un, ad un evento di formazione, la e-bike mountain bike, che è diverso sì. dall'e-bike per road bike, perché quella secondo me è un prodotto che la possono acquistare solo e esclusivamente chi già è appassionato quindi eh, io so, magari sono andato in là con, con l'età non ce la faccio più a fare le grandi salite però mi piace Era ancora peda pedalarle eh, e quindi mi compro la e-bike pedalata eh, la, la bici da corsa pedalata assistita e quella la comprano però solo chi, chi è uno specialista non la può comprare mia mamma o chi, chi, certo, perché sono biciclette da corsa solitamente. Sono bici che da sono... corsa, il manubrio, le ruote sottili che uno dice: Ma come fai ad andare con quelle ruote? A stare in piedi, per... normalissimo. <ride> <ride> per me è la cosa più normale <ride> okay. come del mondo come camminare. <ride> eh, okay. e quindi la, la bici pedalata assistita mountain bike ha portato sempre, ha, ha ampliato, diciamo, il, il bacino. In maniera molto, molto importante. Sì, sì. Io quest'estate in montagna ho visto veramente tantissime persone eh, con queste e-bike, mountain che prima secondo me non avrebbero mai, anche, mai <ride> pensato di arrivare in montagna se non le avessero, se non le avessero avute. Benissimo. Quindi grazie, è vera, vera. Un, un nuovo trend del cicloturismo, in realtà. sì. Eh. Io no, direi che no. sì, non lo considero più un trend, cioè per me ormai è un dato di fatto, cioè se okay. uno dice eh, voglio fare la genialata investire sulle e-bike, sì ce ne sono tanti altri al momento, cioè, forse ci sono altri, altri trend importanti, secondo mm -hmm. me è già un, un dato di fatto, cioè, mm -hmm. Ok, sì, sì, ormai diciamo è una cosa che, hanno, è eh, che, che è stata assodata e, ed, ed acquisita sostanzialmente. Ok. Sì, sì. Grazie mille Vera per portarci questi, questa testimonianza dalla, dalla Spagna, poi vedremo magari altri dati, altre informazioni, però adesso andiamo a vedere il problema che abbiamo oggi, no? che non abbiamo in realtà dati. Eh, esatto, esatto, sì, ora qua entriamo proprio... All'interno di alcuni trend che secondo me sono molto, molto interessanti legati al, al cicloturismo, alcuni di questi sono esclusivi del, del settore, mentre altri, come eh, l'assenza di, di dati storici, riguarda un po' qualsiasi, qualsiasi settore o qualsiasi tipologia di, di clientela che noi vogliamo. Eh, vogliamo attrarre? Questo è uno del, dei grandi eh, punti di domanda che abbiamo, che abbiamo tutti noi perché, perché le abitudini di, di viaggio, così come le scelte di, di viaggio, sono, sono cambiate eh, drasticamente per tutto quello che eh, abbiamo vissuto e, e stiamo, stiamo vivendo, vivendo oggi. Abbiamo visto le booking window, si sono sempre, eh, sempre più, eh, più ridotte, come diceva Cristina. Tendenzialmente i cicloturisti sono uh, un, un target di clientela che prenotano con ampio, ampio anticipo e anche questo è uno del, dei motivi per, per i quali eh, il, gli albergatori strizzano l'occhio al, ai cicloturisti, eh, però anche in ambito cicloturistico si è visto ridurre notevolmente le, le booking window. Eh, soprattutto da quelle tipologie del, di clientela che non sono fedeli, quindi che non, non conoscono la struttura, eh, la struttura recettiva, hanno prenotato sempre più a ridosso di quando era il, il, loro, eh, il loro soggiorno. E non possiamo neanche dire: Ok, eh, stiamo andando verso la fine del, di tutto questo, tutto ritornerà come il 2019, non. Io non penso che, che, sarà, che sarà così. Penso che invece dovremmo eh, costantemente tenere monitorati il, i dati per cercare di eh, capire come si sta eh, evolvendo il, il, il mercato da questo, da questo punto di vista. Eh, quindi, eh, assolutamente cosa fare in questa situazione? Dove eh, probabilmente eh, non potremo fare più affidamento al, ai dati storici, a quello che è successo in, in precedenza. Come io dico, dico sempre, che ha una, una frase che mi piace molto, del, di Michelangelo, che eh, disse: Devo ancora imparare. E eh, l'ha detta 87 anni. <ride> non non l'ha detta quando era giovanissimo. Eh, quindi dobbiamo adottare questa tipologia del, di filosofia piuttosto che. Abbiamo sempre fatto così, eh, sarà sempre così: i cicloturisti torneranno a prenotare con eh, Booking Window da sei mesi a un anno, non lo possiamo sapere con, con certezza. Eh, e dobbiamo quindi rendere le nostre strategie sempre più dinamiche all'evolversi del, del mercato, dei dati della situazione e ascoltare il, eh, il mercato. Investiamo veramente tempo nell'ascoltare i, i nostri clienti, quelle che sono le loro esigenze, i loro, eh, i loro, i loro desideri, perché non è mai eh, tempo, tempo perso da questo punto di vista. Altro, altro trend molto, molto eh, interessante eh, che sta venendo fuori, anche questo non è esclusivo del, eh, del mondo eh, cicloturistico delle due ruote è quello della, della sostenibilità, eh, uno del, dei temi più, più caldi e dibattuti a livello, a livello mondiale eh, nel settore eh, alberghiero turistico. Già booking.com, Expedia e Google hanno messo in, in evidenza attraverso vari, vari report, attraverso varie, varie indagini, quello che è il forte desiderio del, dei viaggiatori globali di viaggiare in maniera più sostenibile in, eh, in futuro. Ad esempio, secondo questa, uh, questo report di proprio Booking.com, il 70% del, dei viaggiatori del, del campione che, che hanno preso riferimento a livello globale, eh, a livello mondiale, sceglierebbe una sistemazione, in particolare se sapesse che adotta delle pratiche eh, sostenibili. Il 70% diciamo che è una percentuale non proprio eh, così piccola, sappiamo benissimo quali sono anche i, i volumi del, di booking.com, booking quindi il 70% assolutamente è un numero da, eh, da non sottovalutare. In ambito, in ambito diciamo, cicloturistico eh, ci sono tante realtà che eh, stanno puntando in maniera eh, importante sul, sul tema del, eh, della sostenibilità. Ad esempio c'è uh, un, un brand, eh, qua usciamo anche un pochino fuori proprio dal, anche dal settore alberghiero per farvi comprendere una panoramica più di ampio respiro di dove sta andando il settore del, eh, delle due ruote. Ad esempio questo brand eh, Isador che eh, fanno abbigliamento tecnico per, eh, per ciclisti loro hanno eh, realizzato, sono molto innovativi, quindi io li seguo sempre con uh, particolare interesse perché uh, sono innovativi sia a livello di comunicazione, come vanno a comunicare il loro, il loro prodotto, pur essendo una realtà giovane, entrata da poco sul, sul mercato, non essendo quindi un marchio, uh, un marchio storico, sono entrati proprio a gamba tesa. E eh, l'altro, quindi, non solo innovano a livello di comunicazione, ma anche di modello di business. Loro hanno creato un modello in, in abbonamento, ad esempio, quindi un subscri subscription model, dove eh, paghi una, una quota mensile per avere un tot di magliette, e poi di, di maglie tecniche, poi quando non le vuoi più, quindi che generalmente tu eh, le acquisti al negozio quando non le vuoi più, quello che fai è buttarle, invece loro te le, le ritirano e le rigenerano e poi le rimettono all'interno del, eh, del sistema. Quindi sono innovativi sia a livello di modello di business, quindi eh, modello in, eh, in abbonamento, ma anche eh, a, a livello di, sia di, di sostenibilità, eh, perché oltre a questo, a questo modello fanno anche tantissime altre... Altre cose in ambito uh, della sostenibilità. Uh, altro, un altro brand uh, che fa qualcosa di simile, ad esempio, uh, ok, c'era un'altra uh, una sl un slide, okay, saltia saltiamola pure, non è, uh, è lo stesso. Um, questo invece è il, il portale del, uh, del, uh, della Norvegia, Visit Norway. Dove, eh, quello dedicato proprio al mondo, alle esperienze in, eh, in bici, e come vedete sulla, sulla sinistra, loro hanno eh, proprio messo come primo, primo punto: Ok, dove, dove vuoi andare in, in vacanza? Cosa, cosa stai cercando? Stai cercando ad esempio eh, del, dei fornitori ecocertificati, lo hanno messo proprio il, il, primo, il primo checkbox, quindi stanno andando anche loro in una direzione eh, molto molto specifica eh, ad esempio la Norvegia da questo punto di vista è molto molto, eh, molto avanti leggevo, ehm, essendo un, un ex ciclista professionista eh, seguo ancora un po', eh, po l'ambiente dietro, dietro le quinte e eh, esiste una gara, una gara tappe in, eh, in Norvegia e leggevo che loro entro il 2025 vogliono eh, togliere qualsiasi tipologia di mezzo, eh, che sia benzina, diesel, eccetera, eccetera. Vogliono mettere solo ed esclusivamente eh, macchine o comunque mezzi eh, elettrici. Quindi eh, capite bene che in una gara di oltre eh, 200, 200 km eh, non è proprio qualcosa di, di semplice, quindi stanno pensando anche delle varie, eh, durante la tappa che ci siano del, eh, delle varie soste eh, per, per, per le auto dove potersi ricaricare. Quindi eh, stanno andando in una direzione molto molto, eh, molto specifica. E quindi Alice una domanda, guardando al secondo trend sui nuovi mercati e i nuovi competitor potrebbe essere un, un esempio da, da prendere per l'Italia? Eh sì, assolutamente, assolutam assolutamente sì, eh, c'è molto da, da lavorare. Guardando quello che fanno in, in, altre, in altre realtà eh, c'è molto... Su, su, cui, su cui lavorare secondo me. scusami, voi. diciamo questa slide sulle nostre dieci aree di attenzione invece, non è relativo è sempre relativo alla no, Norvegia? No, no, questo è un eh, l'ho ripreso da un report molto molto interessante di eh, un brand che si chiama Trek, che è un brand produttore di, di bici. E loro hanno, eh, hanno proprio messo la possibilità di scaricare un, un report dove eh, contiene tutte le informazioni eh, relative a quello che loro fanno in ambito sostenibile. Questa è diciamo, il, la sintesi, però per ciascuno di questi, di questi punti è esploso tutte le, le attività che loro vanno, eh, vanno a realizzare eh, in, questo, in questo ambito. Quindi mh, se uno è interessato a, alla tematica e quindi vuole cercare anche fornitori che siano sostenibili perché non bisogna solo essere sostenibili e poi eh, scegliere fornitori che, che non lo sono altrimenti non saremo coerenti eh, può essere qualcosa del, di interessante okay. e il fatto di scegliere fornitori sostenibili sono, è anche diciamo, questo piccolo decalogo in realtà sono quattro punti eh, che, che tu eh, proponi vero, a chi sì. si occupa di cicloturismo vuole occuparsene Esatto, sì, esatto, scegliere ad esempio se uno vuole puntare su questo, su questo trend perché magari sta già lavorando eh, per la sua struttura recettiva in questo ambito e pe sta pensando anche magari di eh, aprirsi al mondo del, delle due ruote, quindi scegliere eh, anche in questo ambito del, dei fornitori tecnici, dai produttori di bici, abbigliamento, attrezzature, gadget, gadget vari che stanno utilizzando delle pratiche sostenibili pensare anche a come eventualmente ristrutturare il, il servizio del, di, di lavanderia per renderlo sempre più, eh, più sostenibile, comunicare in maniera adeguata eh, su tutti i vari canali e strumenti le politiche che si stanno adottando, ad esempio l'ho ripreso sempre dal, dal report di, di Booking che era molto eh, interessante. Tre strutture su quattro affermano di aver implementato eh, qualche pratica sostenibile. Solo però un terzo lo comunica quello che, che, hanno, che hanno fatto. Eh, ci perdiamo sempre a livello di, eh, di comunicazione. Lo facciamo, ce lo teniamo per noi, non lo comunichiamo. E eh, l'ultimo aspetto è l'ultimo consiglio sviluppare ad esempio anche del, dei tour o degli itinerari che sono un po' al, al di fuori anche del, delle rotte più, eh, più battute eh, o incentivare magari a prenotare nel, eh, nei periodi del, di, bassa, di bassa stagione. Certo. Abbiamo delle domande che arrivano dalle persone che ci seguono sì. e quindi Vera se ci condividi un attimo commenti o opinioni. <ride> Sì, eh, allora c'è una domanda che Renata ha fatto poco fa e eh, chiede, eh, il promontorio di Baratti ha dei bellissimi percorsi per mountain bike, ma per quanto relativamente vicino a Borghi in collina rimane isolato perché la viabilità principale non è particolarmente sicura, circonlocuzione, scusate ma io questa parola no, <ride> non l'ho mai sentita, sa. vedete questo territorio potenzialmente in target? Okay. Eh, tu per caso conosci il promontorio di, di Baratti? Sì, sì, ho avuto altre realtà che mi avevano contattato In questo. Sì, è nella in questo zona spot. di Piombino, giusto se, se non mi sbaglio, tanto per, per dirlo giusto, è in quella zona. Eh, sì, ok, per chi magari non lo conosce. Sì, esatto. Ok. Ehm... Eh, sì, dipende sempre da, da, dalla tipologia del, uh, di, di, di percorsi che il territorio è in grado del, uh, di offrire, e quindi poi da lì partire per andarci a strutturare un determinato uh, prodotto. Quindi partiamo mm. già dal presupposto che, magari, potrebbe non essere per tutti, come altri territori d'Italia. Uh, ok. E da lì poi partiamo eh, a definire, ok, questi percorsi mh, sono adatte alle famiglie, ma direi, direi di no, quindi escludiamo già quel, quel target lì. Eh, sono tecnici, ok, allora possiamo ambire a ciclo cicloturista più, eh, più sportivo, eccetera, eccetera. Ok, quindi da quello che ci sta dicendo, dalla domanda di Renata, sembra di capire che e questo promontorio abbia qualche problemino dal punto di vista... Del, del, turismo, del turismo bike. Se Vicente. Renata vuole aggiungere, aggiungere qualcosa, io ho capito eh, che eh, per quanto riguarda vicino ai borghi in collina eh, rimane isolato, quindi rimane isolato può essere sia un punto di forza che, eh, che non, nel senso se eh, il territorio è in grado di offrire del, dei percorsi che eh, sono interessanti per un cicloturista sportivo e quindi non il cicloturista puro che vuole, come abbiamo detto in precedenza, abbinare anche altre tipologie del, eh, di esperienze, allora sì, eh, ci poss possiamo pensare di, eh, di specializzarsi in, quel, in quell'ambito lì. Come detto okay. in precedenza, non pensiamo solo al cicloturismo a... Cicloturismo, godere del territorio in maniera, in maniera lenta, c'è una fetta di mercato molto interessante per quanto riguarda anche il cicloturista eh, sportivo, eh, però mm. quello essendo sportivo molto più specialista, dobbiamo comprendere se noi effettivamente poi siamo in grado di soddisfare quelle che sono le loro allora, esigenze. Grazie. Renata ti risponde, tra l'altro con un commento dice capisco che non è ideale, sono... Eh, bisognerebbe cercare di capire per, per quale tipo di cicloturista non è ideale Renata esatto. perché da quello che ci sta dicendo Alice ovviamente bisogna un attimo targettizzare molto bene e potrebbe essere anche un luogo molto interessante però ovviamente scoprendo qual è la nicchia, la nicchia più adatta da questo punto di vista Vera, qualcos'altro da condividere? Eh, sì, eh, credo anche che il commento di Dario poi si collegherà al commento che ti volevo fare riguardo alla Spagna, come sta, sta reagendo la Spagna con questo tema. E Dario dice: ehm, eh, dietro questo comparto c'è la qualità della vita dei cittadini, oltretutto il cicloturismo un nuovo eh, modo di viaggiare, la domanda sta cambiando. La domanda aumenta e si incrocia con la proposta del territorio, purtroppo mancano infrastrutture e competenze e sono completamente d'accordo. Ma più che altro io direi che manca omogeneità. Mm. Ma Sai, poi vabbè, quando. Maurizio, posso già anticiparlo un po'? Penso di oh. sì, 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 certo, certo. <ride> vai, vai, vai pure. Okay. No, eh, mm -hmm. appunto, facendo delle ricerche ho visto che. Eh, il, um, la Federazione Ciclismo Spagnola ha praticamente eh, messo mh, diciamo a disposizione un progetto che si chiama Bike Territory e sarebbe un, uh, un progetto che mette a disposizione dei promotori eh, dei manuali e dei segni. Eh, che aiutino i ciclisti nel trovare i percorsi, nel segnalarli e comunque che questo fa sì che diciamo, ci sia un'omogeneità segnaletica per, tutti, per tutte le regioni. Non è che una regione li mette magari in giallo, l'altra in verde, anzi, oltretutto, eh, ci sono anche diversi tra diversi simboli, tipo il percorso per le famiglie, il percorso per tutti, il percorso per quello che vuole andare mountain bike, le varie difficoltà, quindi. Cioè, la vedo una cosa mh, che aiuta moltissimo anche le strutture o comunque gli operatori a, a sviluppare questo tipo di turismo. Ma io penso che in Italia ci sia proprio una differenza territoriale: vedi le regioni del sud, mh, ma c'è una propensione minore dal punto di vista territoriale, mh, non pensi Alice? Perché. Vedendo un po', facendo qualche ricerca, magari ci sono le risorse, ma non esistono le strutture adatte ai cicloturisti e quindi c'è questo divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Sì, diciamo l'Italia è anche bella per le, le, le diversità di, del, del, del territorio, eh, ciascuno ha, l, ha, le sue, ha le sue peculiarità. E, non sempre è facile riuscire anche a realizzare un, un, prodotto, un prodotto omogeneo da, da questo punto, punto di vista, eh, a fatto che comunque in Italia la segnaletica che si va a mettere eh, per la strada per identificare appunto eventuali percorsi ciclabili. È definita dal codice della strada, cioè quelli eh, sono cartelli che devono avere determinate caratteristiche, non possiamo andare a, eh, ad improvvisare nel caso in cui un determinato percorso eh, venga eh, identificato proprio tramite della, eh, della, della segnaletica. però è molto interessante questo progetto della, della Spagna. Mm. Beh, insomma, dai, quindi abbiamo portato anche uno spunto che magari chi ci vede che si occupa di promozione del territorio potrebbe anche eh, prendere al balzo. Grazie mille Vera e qui andiamo ad analizzare a questo punto Alice eh, nuovi mercati e competitor. Questo sì, eh, entriamo più nel, nello specifico del, dei trend del, delle due ruote, se quelli che abbiamo visto in precedenza erano più a livello generale che potevano valere. Per, uh, anche per chi non, uh, non si occupa del, di accoglienza dei cicloturisti, qua entriamo più nello specifico. Ho messo nuovi mercati e nuovi competitor. Dipende un po' dal, da come li vogliamo vedere, e oppure o nu nuovi, eh, nuovi competitor, perché ci sono delle, delle realtà che stanno, stanno nascendo, stanno venendo fuori in maniera. Molto, molto forte con un prodotto eh, cicloturistico super, super interessante. Uno di questi è la Slovenia, la Slovenia è una uh, di, quel, uh, di quelle realtà che stanno investendo veramente, veramente eh, molto. Eh, nella loro identità a livello proprio di destinazione turistica, che ho riportato proprio sotto, loro puntano eh, ad aumentare la riconoscibilità della Slovenia come destinazione globale boutique verde per eh, tutta una serie di visitatori che sono di fascia alta, che cercano esperienze diverse e attive, pace e benefici personali. E questo si ricollega un po' a quello che... Eh, diceva in precedenza eh, anche un eh, avevo visto un, un commento, forse del, di Dario che parlava eh, di cicloturismo inteso anche come eh, benessere. Eh, e quindi qua rientra tutto quello che, eh, che, che parlavamo in precedenza. Sta esplodendo, inoltre in, in Slovenia la, il mercato del, delle due ruote. Eh, vuoi anche per uh, le vittorie del, uh, ai Grandi Giri uh, da parte mm. di Pogacar, di Roglic che stanno appassionando sempre più persone ad, a, a, a questo sport. E quindi uh, potrebbe diciamo, questa, questa realtà seguire un po' lo sviluppo che ha avuto la Gran Bretagna uh, circa dieci, dieci anni fa o anche, o anche di più, uh, che uh, grazie a. Uh, Wiggins, Cavendish, uh, Froome eccetera eccetera hanno mh, es fatto esplodere il, il ciclismo, il mondo delle, delle due ruote e infatti prima della, della pandemia diciamo in generale la Gran Bretagna o comunque uh, UK in generale erano il, uno dei mercati dopo quello di lingua tedesca quindi Germania, Austria e Svizzera più interessanti per le realtà che, che seguivo erano uno dei mercati più, eh, più in crescita, adesso purtroppo sono, sono, sono un po', sono un po bloccati sì, purtroppo negli ultimi due anni sì eh, ci auguriamo che eh, dato che se la situazione andrà migliorando, eh, migliorerà anche da quel punto di vista un altro nuovo mercato o competitor, anche qua dipende da come lo vogliamo vedere. La Germania, la Germania, che è sempre stato fino ad oggi il bacino più eh, importante di, di cicloturisti in, in Italia, hanno sviluppato un, un piano molto ambizioso che si chiama A Cycling Nation entro il 2030. Entro il 2030 loro vogliono diventare Acycling Nation. E parlando anche con eh, alcuni eh, consulenti eh, del, che abitano in, in Germania, che sono appunto tedeschi, loro mi dicevano come eh, proprio eh, alcune mh, persone stanno proprio rivalutando anche il fatto di realizzare delle vacanze in, in Germania, perché eh, possono eh, raggiungere più velocemente Certo. E quindi possono fare anche più vacanze durante, durante l'anno e poi, soprattutto nella parte sud della Germania, stanno nascendo, stanno sviluppando tantissimi eh, bike park, quindi luoghi sicuri eh, in, cui, eh, in cui pedalare. Quindi, anche questo è ok. Vogliamo vedere come un nuovo mercato. Che sempre più persone eh, utilizzeranno la bici se effettivamente la Germania diventerà Cycling Nation entro il 2030 oppure è un nuovo competitor perché ci ruba quella clientela che prima veniva in, in Italia o andava al eh, lago di Garda. Cosa fare? Eh, dobbiamo, dobbiamo studiare dobbiamo studiare per eh, vedere eh, anche dal, dai nostri dati quantitativi dei nostri siti internet da dove arrivano il, i visitatori, quali sono i visitatori più eh, dei nostri siti internet più interessanti, quindi vedere poi la, eh, la colonna relativa al, alle entrate. Quindi non limitiamoci soltanto a vedere, ok, dal, uh, dalla Germania abbiamo avuto questo mese, faccio, dico un numero a caso, mille visitatori, sì, ok, di questi mille che hai avuto durante questo mese, quante entrate sono state generate? Ci sono ad esempio del... Dei mercati che magari apparentemente hanno poco, ci portano poco traffico, ma ci portano entrate, ok, andiamo a investire su, uh, su quei mercati, allora. Uh, altra cosa, altro consiglio: quindi uh, rendere immune quello che è il nostro prodotto uh, cicloturistico. Uh, come fare? Uh, andando a, uh, a innovare, non fare semplicemente quello che fanno tutti, uh, perché saremo un bike hotel generalista, saremo uno dei tanti eh, come lo possiamo fare ascoltando le esigenze del, degli ospiti, quindi dato qualitativo e dato eh, quantitativo e andando poi a superare effettivamente quelle che sono le aspettative del, degli ospiti per fare in modo che loro parlano di noi con amici, parenti, familiari e che vogliano anche poi ritornare nella nostra struttura ricettiva l'anno eh, successivo Uh, qua in genere quando parlo di, uh, di innovazione uh, qualcuno rimane un po', un po titubante, uh, impaurito e ci tengo sempre a riportare questa, uh, questo modello, modello qua che uh, in pratica uh, diciamo uh, mano a mano che per innovare ovviamente noi dobbiamo uh, andarci a basare su pochi, pochi elementi. Quando si hanno a disposizione pochi, eh, pochi elementi, molto spesso non si ha tanta, tanta conoscenza. Eh, anche le prime strutture ricettive che si sono specializzate hanno fatto tutta una serie di tentativi: hanno iniziato, hanno eh, creato la, la backroom, hanno eh, aspettato, hanno diciamo, attratto i primi clienti e poi, in base ai loro feedback, hanno cercato di capire. Come poter migliorare la loro esperienza. Se, si se avessero aspettato, diciamo, di acquisire sempre più conoscenza, consapevolezza di quel, di quel mercato, molto probabilmente sarebbero arrivati esimi, non sarebbero stati i primi, non avrebbero raccolto il, eh, i frutti di quello che hanno, eh, che hanno raccolto in quel, in quel determinato periodo. Quindi per innovare, molto spesso ci dobbiamo basare su una conoscenza che è piccola, bassa, però non dobbiamo fare all in, cioè eh, sto vedendo che sta succedendo questo, investo tutto il mio budget, no, dobbiamo procedere per step, per tentativi uh -huh. e dobbiamo sempre essere eh, anche eh, trasparenti in quello che, eh, che facciamo, eh, se stiamo Uh, ad esempio, uh, vogliamo implementare un uh, determinato nuovo, nuovo servizio, però non siamo sicuri al 100% se verrà apprezzato oppure meno. Diciamolo, non c'è nulla di male a dire stiamo uh, sperimentando, facci sapere qual è il tuo feedback, uh, eccetera, eccetera. Eh, quindi che... puntare su quella fetta di mercato dei cosiddetti innovatori, cioè tutti quei consumatori che hanno il coraggio magari di provare prodotti nuovi sul mercato e quindi puntare a loro per capire se il prodotto funzioni o meno. Esatto, esatto. soprattutto perché gli innovatori eh, sono quelli più ricettivi anche a dare dei feedback che possono essere utili per andare a, eh, a migliorare, perché sanno che sono il, i primi eh, a, eh, a mh, diciamo, sperimentare del, delle nuove eh, esperienze, quindi molto volentieri sono anche quelli che, sono, che danno eh, del, dei feedback eh, in merito. Certo. Eh, altro trend, eh, nicchie, nicchie di mercato. Niche di mercato, abbiamo detto in precedenza anche con i numeri che ha presentato Cristina che il cicloturismo si è ampliato ulteriormente eh, sia per eh, la e-mountain eh, bike sia appunto anche perché la pandemia diciamo, ha avvicinato eh, sempre più persone all'utilizzo della, della bici o comunque alla ricerca di un maggior benessere, benessere fisico e con la bici, ovviamente, si può andare più lontano di quello che possiamo fare, eh, fare a piedi. Quindi, è, eh, diciamo è stata preferita la, la bici per, da, 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 certe, per, da alcune persone. Una nicchia di mercato eh, molto, molto interessante e di cui io parlo già. Dal, dal 2019 eh, avevo parlato ad Hospitality Day, avevo presentato eh, mh, proprio in quell'occasione 10 eh, trend di, di mercato. Tra questi 10 trend c'era le, eh, le donne. Eh, target delle donne, eh, che sta crescendo eh, veramente veramente in maniera importante a partire dal, dagli ultimi, dagli ultimi 5, 5 anni, sia a livello di brand di settore che stanno realizzando un'offerta dedicata solo ed esclusivamente al, alle donne, quindi un prodotto women only, eh, ma anche da parte di, di tour operator che vanno proprio a realizzare del, delle esperienze del, dei, dei pacchetti specifici. E eh, questo anno, eh, per alcuni clienti che, che seguo in consulenza, ho visto proprio un un cambiamento a livello di visitatori del, dei, loro, dei loro siti internet. Se fino a un paio di anni fa, prevalentemente, la, la quota principale rappresentata dal, da uomini eh, in questa slide si vede eh, forse un po', un po' piccolo: sono due, due realtà eh, diverse: una è un club di prodotto, l'altra è una, eh, una struttura recettiva. Eh, nel primo caso eh, il, ehm, è vero, sì, che il 51% del, degli utenti sono uomini, ma la quota più, eh, più consistente è rappresentata dal, dalle donne in termini di completamenti eh, obiettivi. Nel secondo caso, invece a livello di visitatori del, del sito, in maniera eh, più importante, eh, prevalente rappresentato dal, eh, da donne, così come a livello poi del, di completamenti obiettivi, quali prenotazioni, eh, eh, invio del, di richieste preventivo, iscrizione alla newsletter, eccetera, eccetera. Quindi c'è stato proprio uno, uno switch, un cambiamento in questo ambito, e questo porta con sé anche tutta una serie di accorgimenti lato prodotto, Costruire un prodotto per un uomo, un prodotto cicloturistico per un uomo è diverso che costruirlo per una donna. Nel mio caso specifico, che io vengo da appunto 17 anni che, che corro in bici, non c'è grosso. Ovviamente c'è differenza se mi viene proposto un percorso con un dislivello superiore a 2000, eh, a 2000 metri, però eh, diciamo. Mh, Bisogna realizzare determinate accortezze nel caso in cui noi ci vogliamo specializzare proprio su questa tipologia del, eh, del, di clientela. Eh, andrei già al, ai consigli, la slide prima, eh, quindi, cosa fare? Eh, an analizzate il, i, dati, i dati quantitativi, entrate più nello specifico, non vi fermate sempre ai soliti report relativi al, al pubblico, ma entrate. Più in profondità andate a vedere il sesso da dove navigano quelle persone, quindi il luogo, lo stato, la regione, la città, eh, la città specifica, e poi non guardate solo le prime colonne, ma anche quelle relative a eh, completamenti obiettivi e eventualmente e-commerce. L'altra cosa quindi rendete il vostro prodotto sempre più, più specifico perché altrimenti sarete un bellissimo hotel, bike hotel o bike friendly generalista che si rivolge a tutti in maniera indistinta e eh, ottimizzate quindi le vostre esperienze, servizi e attività di marketing e comunicazione anche in funzione della nicchia di mercato che voi volete, eh, volete attrarre. <coughs> Beh, Alice, direi che è stata una corsa, ma ci hai veramente dato una carrellata incredibile no? di informazioni che sono partite proprio dai trend della sostenibilità, i competitor, questo nuovo trend del, del turismo bike eh, al femminile, che sono veramente super interessanti, che credo che vadano approfonditi capiti meglio, no? Perché come hai detto benissimo tu durante questa diretta, non è che tutti possiamo fare tutto, ma è importante specializzarsi. Esatto, esatto. Sì, più sei eh, specializzato, ovviamente, e, eh, e meglio è. Diciamo che eh, è una delle leggi del, del marketing, se posso trovare la stessa cosa in un altro contesto le persone ti valuteranno solo ed esclusivamente in base al prezzo. Quindi se noi vogliamo uscire fuori da queste, queste dinamiche, dinamiche qua, allora dobbiamo eh, rendere veramente, veramente specifico il nostro, il nostro prodotto e puntare su eh, una determinata tipologia di buyer personas e di eh, segmenti del, di clientela, di nicchie di, di mercato. Perfect. Sì, 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 assolutamente. Allora, concludiamo andando a vedere il nostro eh, sondaggio eh, di oggi, All Italian Voice, come ci diceva Cristina, tratto da questo film eh, sul eh, ciclismo. Alla prima domanda, secondo te il cicloturismo è eh, un'opportunità da cogliere a grande maggioranza, l'80%? delle persone che ci hanno seguito questa sera, quindi direi che il messaggio è assolutamente passato. Alla seconda domanda, cosa fare in assenza di dati storici? Ascoltare il mercato, sono tutti concordi con te Alice, quindi di quanto sia importante eh, vedere cosa accade giorno per giorno. E all'ultima domanda, quanto il concetto di sostenibilità è, è legato al cicloturismo? E la risposta che ha ricevuto il 70% dei voti è sono elementi imprescindibili, anche se qualcuno però dice che eh, tra cicloturismo e sostenibilità ci sia ancora un percorso eh, da fare. Eh, sarebbe interessante cercare di capire meglio a che cosa si riferisce ehm, l'opinione di queste persone che hanno votato in questo modo, ma magari ci sarà opportunità di farlo con una futura live per andare a vedere come il mercato si muove, giusto Cristina? Sì, esatto, sicuramente sono tutti argomenti da... che meritano un approfondimento. Certo, Alice, dove possono trovarti le persone che ci hanno seguito oggi per contattarti e chiederti un consiglio? <coughs> Ma anche qua su, su LinkedIn sono sempre ben eh, attiva e, e presente. Altrimenti, sul mio sito internet, alicemarmorini.it, c'è un, be un bellissimo modulo di, il, di contatto eh, con, con il quale ci possiamo sentire e tenere in, in contatto. Benissimo. Allora, contattate Alice per ovviamente. Saperne di più sul tema uh, del cicloturismo. Io ti ringrazio tantissimo a nome di tutti, per essere stato qui con noi stasera. Sappiamo che hai sempre tantissimi impegni, quindi, da questo punto di vista è, è stato sempre un, un piacere. piacere, veramente averti con noi. Grazie mille, Cristina, per aver eh, preparato e organizzato i contenuti di questa puntata, e grazie a te, Vera, per averci portato l'esperienza eh, della Spagna e per aver moderato la nostra community online. Cristina, ci vediamo la settimana prossima per l'ultimo episodio. Parliamo di un'altra nicchia di mercato, la prossima settimana che riguarda gli amici a quattro zampe, quindi la Pet Hospitality. Benissimo, quindi concludiamo con la Pet Hospitality, sembra un altro grande tema no, di turismo, chissà quanti pet ci saranno in giro, quanti cagnolini, quanti gatti in giro in queste vacanze di Natale eh, con i propri, porteremo i Etali, un esempio eh. importante diffuso in tutta Italia sull'appetto ospitality quindi aggiungo altro non aggiungo altro però non spoileriamo altro ci vediamo venerdì prossimo sempre ore 17 mi raccomando su LinkedIn, Facebook e YouTube di Ansila Riguru e come sempre il dibattito continua sul nostro gruppo telegram trovate il link nei commenti cliccatelo e unitevi a noi. Buona serata a tutti, buon weekend! Ciao a Ciao. tutti. Ciao a tutti.